Un'altra accoppiata vincente sta per arrivare, sempre in uscita domani 20 settembre. Parlo proprio di Paola e Chiara insieme a Big Mama. Se volete saperne di più sul nuovo brano in uscita, rimanete con me dopo la sigla. Sono Alessandra Milanovic e ti do il benvenuto a TG Kiwi, il podcast a tema musica, cinema e talent più ascoltato in Italia. Sarà finalmente disponibile su tutte le piattaforme di streaming da domani 20 settembre e poi in rotazione radiofonica dal 27 settembre Il linguaggio del corpo, il nuovo singolo in collaborazione tra le sorelle Paola e Chiara, che tornano con una formazione speciale in un trio insieme a Big Mama. Il brano, pubblicato sotto Columbia Records, segna un'importante collaborazione tutta al femminile e una potente dichiarazione di empowerment. Paola e Chiara hanno conosciuto Big Mama durante il Roma Pride del 2023, rimanendo molto impressionate dalla sua grinta, dalla sua presenza scenica. Da quel momento è nata un'idea di lavorare insieme ad un brano che si è concretizzato con il titolo di Il linguaggio del corpo. Questa stima è ricambiata d'altra parte da Big Mama, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra donne e l'impegno comune a promuovere l'empowerment femminile. Big Mama ha anche raccontato di essere cresciuta ascoltando Paola e Chiara, e qui io sottoscrivo e condivido totalmente, perché, piccola parentesi, io ascoltavo il loro CD dalla mattina alla sera, che aveva mia mamma, e in più c'era mia cugina che era bionda, io ero mora, quindi potete immaginare come ci facevamo chiamare. Comunque, Big Mama ha raccontato di condividere con loro battaglie molto importanti, come quella per i diritti della comunità LGBTQIA+. Non giudicate, non so pronunciare nemmeno kiwi. Il messaggio centrale del brano ruota proprio intorno all'accettazione di se stessi e alla sfida agli stereotipi di genere e di bellezza. E questo è un tema che ricorre molto spesso all'interno dei brani di Big Mama. La rapper ha infatti scritto una strofa che è ispirata a coloro che, come lei, hanno un corpo che non è proprio conforme agli standard imposti dalla società di oggi. Quindi, con la sua solita forza e con la sua ironia, ha voluto rivendicare l'importanza di sentirsi a proprio agio nel proprio corpo e di occupare uno spazio nel mondo. Quindi, grazie alla produzione di Starchild, contributo delle autrici Federica Abate, Jacopo Torre e Alessandro Lacava, il brano combina una sonorità trascinante a un ritornello accattivante che è esaltato proprio dalle voci ipnotiche delle sorelle Iezzi e dalle barre potenti scritte da Big Mama. Il brano, che ricordiamo intitolarsi Il linguaggio del corpo, è stato presentato in anteprima durante il Suzuki Music Party di Amadeus, che poi andrà in onda il 22 settembre sul canale 9. Oltre a questa collaborazione, Paola continua a distinguersi anche nella veste di giudice di X Factor 2024, portando avanti una carriera artistica che è sempre più in evoluzione. In parallelo con l'uscita del singolo, Paola e Chiara lanciano anche il libro Sisters, la nostra storia incredibile, edito da Rizzoli e disponibile, qui vi do un'ulteriore data da ricordare, dal 24 di settembre. Il volume racconta sia la loro carriera artistica che la loro storia personale, ripercorrendo i momenti più significativi dagli esordi fino al successo, passando poi per la separazione e la recente reunion, di cui io sono un po' gelosa. Vi ringrazio ancora per aver seguito anche questa puntata di TG Kiwi, vi do appuntamento alla prossima. Noi non vediamo l'ora di ascoltare questo nuovo singolo e magari ci direte anche la vostra al riguardo. Alla prossima, ciao!